Ciao! Che cazzo sei? Non so. Non c'è la bambina che piange. Va bene. Bella ragazzi, siamo i Granas. Siamo tornati. Era una bambina che piangeva? No, però adesso stanno a scuola, penso, perché ricominciano la scuola. Sì. Siete contenti che ricominciano la scuola? Tantissimo, vedo i vostri, le vostre facce sorridenti. Ragazzi, dall'altra parte dello schermo, vi vedo. Non sorride troppo te, ha sorriso quello, eh. E oggi siamo con un video diverso dal solito, perché noi siamo diversi, anche se siamo gemelli. Ci vediamo oggi le 10 aste più strane mai fatte su eBay. Venduto. Che cazzo ho detto? Perché ti ho seguito? Che hai detto? Perché aste venduto. Ecco. Io ne sono abbastanza esperto perché. Che cosa? No, le aste su eBay. No, perché mio zio una volta ha venduto cose. Chi era? Ha venduto Kiwi. È vero, la finì pure sul giornale questa cosa, è vero, hanno parlato tutte le radio di Roma. Hanno fatto un simpatico burlone, ha venduto Kiwu, perché era il periodo che Kiwu doveva andare all'Inter. Perché si ricorda Kiwu a Roma. E lui aveva rosicato questa cosa. E ha detto, bah, vendo io, ma ha messo a 16 milioni e mezzo, c'è pure chi ha fatto offerte. Bello, fantastico, poi se mi hanno un Kiwu finto. E poi si è scoperto che uno era Branca, pensava che andavano così le aste. Sì, poi abbiamo avuto sempre un... Quindi fantastico. Sì, sono esperto di aste strane fatte su eBay, anche se non c'è quella di Mizio qua a mezzo. Lui tra l'altro è un burlone, perché si diverte. Una volta ha pure telefonato alla radio romana facendo finta che si fa a Bergoglio, perché lui è uruguaggio, no? È dell'Uruguay, quindi c'ha la parlata mezza... sa parlare mezzo spagnolo. E ha fatto sta cosa. Sì, ha chiamato e tutti che ci hanno creduto che era... No, che era Papà Bergoglio, ma che era il collaboratore di Papà Bergoglio. Comunque oggi siamo con le aste fatte su eBay. Che cos'è questa? Allora, la decima posizione la abbiamo la vecchia bambola infestata. A proposito di bambole, ma che così sto The Conjuring? No. La decima persona, sì. La decima persona che non per cazzo, io meno. La decima bambola. Basta, non riesco a dirlo. Venduto. Alla vecchia bambola. Basta, no, alla basta. Decima posizione abbiamo la vecchia bambola infestata. Cerca di nuovo proprietario il più presto possibile. La compreresti? Perché sì, cioè, la regala a Nico. Costa pure 100 sterline. Comunque una bambola che fa schifo. Che brutta. È pure infestata. E la regala a tuo figlio, però lo protegge. Lo protegge? Sì. È infestata. È infestata. Come fa a proteggerlo? È infestata. Perché il diavolo protegge la gente in realtà. È il contrario, tipo, Dio è cattivo. Tipo la Madonna. La Madonna infestata. Che poi pare, ma che c'ha il mar dei denti? Sta bambola. Ma non ho capito, ma qual è la faccia, scusa? Ah, ma è questo coso? Vedi, c'ha il mar dei denti. Ma io penso fosse tipo un conio. No, è una bambola infestata. Ma che brutto. Allora, c'è al nono posto, perché sono passato al sesto, non si sa. Il gabinetto personale dello scrittore statunitense J.D. Salinger. Ovviamente usato da lui in persona, alla modica cifra di un milione. Un miliardo? Un milione, pezzato. Un milione di dollari. Quindi più o meno vi conviene, perché in euro costa. Poi spedizione gratuita. Giusto, perché sennò. Vabbè, però scusa, mo perché stiamo a parlare di J.D. Salinger, ma se vendessero il cesso di Totti dove ci sarebbe seduta pure Hilary Blasi? No. Per un milione di euro? No. Non lo compreresti? No. Ma come no? Ma cosa da Roma? Cazzo mi frega il cesso di Totti? Hilary Blasi. Che cazzo è? Cioè, quel cesso ha visto. Schifo, quel cesso ha visto molto più di noi. Ma quel cesso ha preso la merda di Hilary Blasi. Non è che ci ha scopato. Diverso, è schifo. Dai. Comunque, no. Stavo dicendo. Scusa, J.D. Salinger ha scritto i suoi libri, no? Sul cesso. Ha scritto le maggiori idee, a partoni della Si sa che l'ispirazione. Quindi magari è successo. È un'ispirazione. Quindi tu compri il coso, il cesso di J.D. Salinger, diventi forte come lui. Ah. Certo, se compri quelle Totti, che ispirazioni possono venire? Non si sa. Però poi vieni. Barzellette dei Totti. A sto punto ci comprerei quello di Steve Jobs, per dire. Magari crea un nuovo iPhone. All'ottavo posto abbiamo lo stampo in gesso della gamba sinistra di Luciano Pavarotti. Sinistra, io volevo quello destro, però se siamo accontentati quello sinistro. Ma perché sta cosa? Perché, va a mettere. Ma che cazzo, un po' lo stampo della gamba sinistra? Però vendono soltanto a un centesimo, quindi si può fare. Cazzo, io me lo compro. Parenkebab, curaccio. È vero, parenkebab però la gamba. Sì, vedi, perché ci stavo spiedo, capito? Lo spiedo è il muro dietro, non è lo spiedo. No, guarda che è porco Dio, come sa regge se non c'ha un'asta di metallo dentro, scusa. È una gamba, le gambe stanno in piedi. Ma non c'ha il piede. Non c'ha il piede, non vuol dire. Vabbè, no. Comunque. La frittata con lo stampo. Cazzo, questa sì!
Questa sì che me la compro 99 milioni di dollari. Sì, ma va male però dopo un po'. Ma si chiama. No, va male. Ma questa apprezzata. L'avrà messo tipo sotto. Dentro una teca. Sotto vuoto dentro una teca. Comunque non mi pare la Vergine Maria, mi pare più Cenerentola. Ma a me pare Marilyn Monroe se è per questo. No, Ferilli, carcola, i capelli, vedi, ricci. Brutto, no, vabbè, io non c'ho parole. Virgin Mary in grilled cheese. Not a hoax, look and see. Ah, you can't see me. Al sesto abbiamo un vero fantasma no. vivo intrappolato in una scatola. Che sei un genio. No, più che altro lui è un Ghostbuster. Sì, no, ma è un, genio. Per mettere un annuncio del genere devi essere un genio, cazzo. Ragazzi, ho catturato un fantasma. Fammelo vedere, no, scappa. Non puoi. Oddio. 38, vedi, questo è pure comunque. Questa è la dimostrazione che i Ghostbuster erano dei coglioni. Usavano tutte le macchine quelle sofisticate, sì, bastava infatti, una scatola di cartone. Guarda, basta vedere che hanno messo le Ghostbusters donne. Poi ci stanno tipo gli animali che comprano i fantasmi soltanto per liberarli. Finalmente ti ho liberato, amico mio. E condividi se sei indignato questo povero fantasma. No, ma trattamento dei fantasmi. Un cuore, una preghiera per il fantasma intrappolato. Oddio. Non c'ho parole. Al quinto posto abbiamo un Xbox 360 autografato dalla politica statunitense Sarah Palin. Cioè, come se qua, che ne so. Ma che cazzo è come se Berlusconi. No, no, tipo, che ne so, a Carfagna, per dire. Ah. Perché io so, cioè, mi spieghi come una persona porta un Xbox a un politico? Capito? Cioè, in che cosa? Non si sa, ma oh, più che altro un milione di dollari, cioè, non è che ci va al piano. 1.100.000 dollari. Al quarto, una pizza con lo stampo del volto di Gesù Cristo. Io ma direi... dove? Ma non ci sta Gesù Cristo. Ammazza, oh, eccolo, si vede. Ma che sta, ma pare un tossico. Non pare Gesù Cristo. C'ha pure le lacrime di sangue, guarda. Ma che c'hai lacrime? È lui. Ma c'hai lacrime da fatto. Vabbè, comunque, cioè, se è fatto bene. Allora io direi fatto, compriamo il set intero. Compriamo la frittata della Madonna, che è buona al culo. E poi compriamo la pizza di Cristo. Pizza di Cristo. È il primo ristorante. È il primo ristorante il miracolo. Perché se facciamo la frittata della Madonna, la pizza di Cristo. È il ristorante il miracolo. Da paura, oh. Sai i sordi. E vendiamo soltanto queste due. E poi chiudiamo. Chiudiamo tutto. Cazzo, è vicino San Pietro. Se mettiamo quel banchetto da limonata, tipo. Capito? Vicino San Pietro. E fa chiedere, ma papà, ti assaggia sta roba. Sì. Poi ti dice, ma ti aspetta un pugno, ti dice. Sì, ti mangia il corpo di Cristo. Comunque, al terzo posto abbiamo un incantesimo per trasformarsi in un vampiro immortale. Beh, molto utile. Beh, la vita ti fa schifo. Vuoi diventare. Vabbè, se la vita ti fa schifo, puoi vivere eterno. Che vuol dire? Io vorrei. Diventa un vampiro immortale. No, è una merda. Ammazzate se la vita fa schifo. Vabbè, ma magari è figata quando sei un vampiro. Ma no, ma devi campare uccidendo la gente. Oddio, forse è figo, sì. Forse è bello. Saprei già chi ammazzare. Comunque, al secondo posto abbiamo la scultura impressionante. Un gatto mummificato che manda in canestro un uccello mummificato. Che schifo. Cioè, raga, soltanto non... per l'originalità del... Cioè, per chi l'ha pensata. Ma che schifo. Ma già i gatti fanno schifo al cazzo. Ma guarda sto gatto quanto è brutto. Però sta di... Oh, ho sognato. Questo è il Michael Jordan dei gatti, No, questo è il gatto di LeBron James. Ma più che altro, cioè, ci vuole... Intanto ci vuole fantasia per fare un gatto che va a canestro. Ma poi un gatto che va a canestro... Con un uccello che è mummificato anche l'uccello. Vabbè, comunque 550 dollari. Per favore, a me piacerebbe, no. Sai. Cioè, più che altro per la stranezza della cosa. No, io farei tipo gli animalisti. Però non liberi il gatto. Che come liberi? Ma che cazzo mi avete fregato? Però tanta volte. Ti fa incantesimo del vampiro. Esatto, mi compri tutti e due, diventa un gatto vampiro. E succhia il sangue dei topi. Ah, comunque sta pure il compra ora a 7,50. Ah, wow, se addirittura. Tu, se non vuoi se che qualcuno lo frega. Ho capito. Se mai. Ci sta magari sto rischio. Sì. Ma poi un like, ma che cazzo non ho messo un like? Al primo posto abbiamo la messa in vendita della possibilità di scegliere la squadra del cuore di un bambino appena nato. Ma che cazzo stai a dire, questo è geniale. A 530 sterline. Cioè, puoi scegliere... Tra United o City. Ma figata. Vabbè, ma gli hanno spiegato al padre che non è tipo scegliere lo starter Pokémon. Ma sì, ma invece è geniale, cioè, perché tu che ne sai? Cioè, magari tu sei da United, però tuo figlio poi è del Cioè, quindi secondo te le squadre di calcio dovrebbero investire in questo modo? A voglia! Tipo, a Roma se compra tutti i bambini che nascono oggi devono diventare da Roma. E quindi fra 10 anni... E gli danno 500 sgleveri ai genitori per farlo... Tipo, per fargli educarla alla Roma. Educarla alla Roma, gli compri le sciarpe. Quindi, fra 10 anni tutto il mondo ti fa Roma. Quindi, a Roma diventa più forte. Cioè, tu pensa mondo. Invece, tra 10 anni che la mia scuola è diventata brutto. Si suicida. Se comunque quel del figlio si capisce che il padre c'ha qualche problema. Sì, pure il figlio c'è un problema. No, perché diventa del City. Mamma mia.
Guarda che vabbè. Non riesco a guardare la farina. Immagino che mentre piange. Hai capito? Sto pensando. Ragazzi, anche noi mettiamo in vendita una cosa. La nostra verginità. E il cazzo è ormai. Vendita. Non è il bambino che ci non posso guardare. Ho levato, via, mi è stancato. Che schifo, mamma mia. Ma già il bambino mummificato. Vedi la pistolina, aspetta. Ci dà la cappella. Cioè adesso è una testa di cazzo. La cappella, guarda. No, voglio mettere in vendita qualcosa molto. Scrivetemi voi cosa vorreste mettere in vendita su eBay. E scrivete qual è tra questi la cosa che comprereste. Io comprerei il gatto. Io a gamba dei Pavarotti. Per forza. Solo perché costa poco. Costa un centesimo. Costa un centesimo. La spedizione costa 25. È un investimento per il futuro. No, è un centesimo, un centesimo. Te pare tu vai dalla moglie che dice, oh, c'ho uno stampo dalla gamba di tuo marito. Vuoi? E lei ti paga. Lei fa, per io c'ho un mio marito. Eh no, c'avevo, e non ce l'ho più. Quindi magari che ne so. Fa pensieri, qualcosa con la gamba, gli serve. Che ne sai? Figo, magari ti avrà. E che cazzo c'ha la gamba del marito? C'ha tutta la statua del marito, che ne sai? Ok, ma la gamba è personale, la può portare a letto da sì, vabbè, perché si è visto un po' troppi tre uomini una gamba lui. È figo. Oh, fai taglia Marocco con la gamba dei Pavarotti. Metti un palio quella. Vabbè, basta. Se questo video è piaciuto, lasciamo like. Like come sì, se fossero un grande ritorno. Lasciamo un like per ogni annuncio su eBay. E cazzo, a persona. Sono 10. A persona. Perciò ragazzi, dai grazie, è tutto, noi ci becchiamo al prossimo video, diteci se vi piace questo stile di video, e magari ne facciamo altri con le 10 cose che non sai di me, e noi ci becchiamo al prossimo video, bella, ciao, ciao, oh, ciao, oh, ti pare sempre che non... Twisted Fit. Te ne accorgi alla fine, che sto facendo un video, perché... oh, ciao, oh, ciao. Siete qui, ciao, qui? Ma scusate, ma sto andando via, devo batterci, è bello.